Ciao Gentaglia, questo è Parliamone. Io sono Scelta Hate. Io sono Fabiana. Qui ci sono le vostre domande, sono pochissime come potete vedere. Mm-mm. E noi peschiamo in questo modo sensualissimo. Facendo un casino incredibile, ma in modo sensuale. Non so che nessuno se ne è accorto, però se lo dico io è così. E quindi rispondiamo anche a Daniele, cazzabubbo. È giusto e sensato sacrificare la propria vita e andare incontro alla morte per degli ideali? No! Dipende, però in linea di massima sì. Gli ideali sono delle cose importanti. Ok. Possono anche essere delle grandi minchiate, però. Quindi la mia risposta è no, tranne in rarissimi casi. Cioè, innanzitutto tenetevi conto che questa discussione sarà affrontata in modo diverso, perché io sono uno Stark, quindi sono onorevole. Lei è Lannister, quindi pensa ovviamente al suo tornaconto personale. No, penso a sopravvivere, quindi tu tipo schiatti fra 3, 2, 1. Io sono una persona onorevole, quindi io morirei per i miei ideali. Tipo, Pandoro o Panettone? Io sono pronta a coltellare qualcuno per questa cosa. E poi fare arachidi dopo, taglio la testa. Sarebbe? Panettone. Sì, sono della scuola Panettone. Ah. Con oppure il Pandoro, ma solo con la Nutella, perché sennò il Pandoro. Il Pandoro è molto più buono. Tu uccideresti qualcuno per un Pandoro? Che non è un'idea. Stiamo stravolgendo la tua domanda. No, però a te non piacerebbe, tipo, non piacerebbe, morire non piace a nessuno. Però è una bella morte andarsene per un ideale, no? Che invece, non lo so, pisciandosi addosso. Per, non lo so, per un'altra ragione qualsiasi. Perché se ti pisci addosso mentre muori per un ideale, va bene. Se invece ti pisci addosso e basta, non va bene. No, non ce la posso fare. Allora, dipende dall'ideale. Cioè, nel senso, se devo difendere qualcuno, ok. Cioè, non c'è qualcuno a cui tengo, ma anche a cui non tengo. Beh, ma anche per proteggere gli ideali del nazionalsocialismo, ad esempio. Minchia. Giusto. Per salvare qualcuno, ok. Dipende sempre qual è l'ideale. Appunto, però è comunque, cioè meglio, cioè, se tu hai un ideale nel quale credi, okay, meglio morire per quell'ideale che piuttosto dire, vabbè, credo in quell'ideale, però meglio salvarmi la vita. Vabbè, certo, si tratta di altissimi ideali, però, non di... No, beh, chiaro, davvero, non Pandoro Panettone. Magari, invece, so per dire, una minchiata, meglio che cerco una domanda, tocca a te. Che poi mi incasini quando mi ci cazzate perché rido e mi dimentico tutto quello che stavo dicendo. Bea non è abituata alla mia capacità di passare da cose serie a cose poco serie e rimanere nelle cose poco serie per sempre. Nome improbabile, R4FPRL. Ok. Perché il patriottismo dovrebbe coinvolgere, ma non lo fa qui in Italia? Chi? Il patriottismo. Ah, patriottismo. Perché siamo una popolazione strana, ci ricordiamo di essere patriottici quando gioca all'Italia e basta. Perché dovrebbe coinvolgere? Qui non lo fa perché siamo una democrazia, un paese relativamente molto giovane. Le regioni sono state separate praticamente fino ad avantieri, per cui ancora non abbiamo maturato un senso di nazione e di patriottismo come può essere ad esempio quello della Francia, che sì, è uno stato unificato da sempre. Sì, ma infatti poi dipende anche dalla storia precedente l'unificazione. La Francia comunque ha una storia di unità. Noi no, noi avevamo le repubbliche marinare che erano tutte, cioè, che si guardavano storto, capito? Sì. Quindi alla fine è ovvio che non ci sia un sentimento unitario, cioè se ci facevamo la guerra sino all'altro giorno è normale che rimangano appunto degli attriti molto forti, sì. Poi anche culturali, ci sono degli enormi divari culturali, cioè differenze, sì, non divari. Poi finché ci continuerà a esserci questa questione nord contro sud molto marcata, finché, sì, continueranno a esserci partiti come... la Lega e come vari partiti indipendentisti un po' da tutte le parti, comunque saranno sempre degli elementi che contribuiranno ad allontanarci più che avvicinarci. Sì, ma infatti secondo me tipo i partiti indipendentisti, anche la Lega per dire, sono cioè un sintomo del fatto che il patriottismo non può esistere fisiologicamente in Italia. Poi chiaro, quando c'è la partita allora tutti yeah! Esatto. Ma non è una cosa tendenzialmente negativa, è solo che siamo fatti così, è la storia italiana. Magari un giorno
diventeremo tutti europei e quindi ci dimenticheremo che una volta eravamo italiani. Non leccarmi, cane! Alberto Di Franco, Wildpl, è un ottimo nick. Esami di Stato, utili per valutare il percorso di studi, migliori del metodo valutativo degli altri paesi europei. Io non so quali siano i metodi valutativi degli altri paesi europei, non ne ho la minima idea. Esami di Stato utili per valutare il percorso di studi? No, secondo me non servono a niente gli esami di Stato. Cioè, magari a livello di esperienza è una cosa importante, come per come lo vivi, non lo so. È una cosa iperstressante. Però è iperstressante. Però no, a livello di valutativo secondo me non è un granché. Perché tanto alla fine lo sai che se entri all'esame in genere ne esci poi. Sì, però è importante secondo me il fatto, anche se è un'arma a doppio taglio, il fatto di considerare anche l'andamento degli anni precedenti. Perché questo ti costringe un attimino a essere più costante se vuoi mirare a un risultato. Perché alto. Durante l'esame ti valutano anche perché i crediti. Perché praticamente a partire dal terzo anno valuti dei crediti, valuti maturi dei crediti che poi andranno a sommarsi al voto finale della maturità. Quindi da un certo punto di vista è utile. Tipo il voto della maturità, secondo me, io lo abolirei il voto della maturità. Io abolirei tutti i voti. A prescindere. Sì, degli altri, se sono migliori dei miei. Ah, beh, in quel caso sì, in quel caso sì, anche io sono d'accordo. Sono persone orribili. Però no. Non so come funziona negli altri paesi, magari si fanno degli esami per passare di anno in anno. Può darsi. In Giappone, ad esempio, è così, però... No, vabbè, il Giappone, il sistema scolastico giapponese credo che sia il peggio del peggio, la cosa più classista che esista nel mondo. Quindi questo, c'è il tempo per un'altra domanda? C'è. Ultima domanda. Lorenzo Mastrandrea. YouTube è pieno di problemi. È possibile creare o spostarsi su una nuova piattaforma già esistente per gli YouTubers? Parliamone YouTube. Per questo che mi dicevi che la domanda è per me. È per te, sì. Sì, è possibile. YouTube è una piattaforma, come la televisione. YouTube è una piattaforma. Serve per fare delle cose. Ci metti video, ti dà un certo tipo di... visibilità, non lo fa gratuitamente, ma ti dà la possibilità di guadagnare sui tuoi video, ma si prende parte di questi guadagni, quindi non è una onlus, è una piattaforma. In questo momento non ci sono alternative valide contro YouTube. Infatti, proprio non ci sono. Stavo pensando anche io, non è possibile. Non è che te ne puoi andare su Vimeo, oppure cioè non ti dà, non è lo stesso tipo di cosa. Però... È meno fruibile, fra l'altro. Vimeo è la maggior parte dei video, se non tutti, sono in altissima definizione. C'è in altissima definizione, quindi... ma poi c'hai un limite. A parte che lo devi pagare, hai un limite su quanti ne metti, non puoi monetizzare i contenuti. Ma anche su altre piattaforme non hai lo stesso tipo di visibilità. YouTube ha una sua utenza, gli altri siti non hanno. Però il futuro non si sa mai, cioè potrebbero cambiare le cose. Se YouTube continua a funzionare male, perché YouTube sta funzionando molto male da un anno a questa parte almeno, cioè ha sempre funzionato abbastanza male, ma ultimamente sta un po' peggiorando, e alcuni YouTuber decidono di cambiare piattaforma, perché no? Io non credo che uno debba rimanere ancora. No, per carità, ma se si sentono di correre il rischio, perché comunque lì stai lasciando un attimino un campo sicuro. Sì, infatti, certo. Però sai, perché molti fanno il discorso del ma YouTube ti ha dato tanto, quindi lo abbandoni. Non è che ti ha dato tanto, se non funziona bene, come comprarsi un'automobile nuova, funzionava benissimo, poi ci ho scoppiato il motore. Ma mi ha dato tanto. È chiaro, anche io la penso così. Se uno, perché poi c'è stata da poco la polemica, non credo che tu l'abbia seguita. Alcuni YouTuber hanno detto che forse se ne vanno, li hanno accusati di money grabbing, quindi lo fai per i soldi. Sì, vabbè. Se lo fanno per i soldi, bene. Cioè, io se potessi fare più soldi su YouTube lo farei. Perché è così? Voglio diventare ricco. E allora inizia a truccarti. Voglio una nave. Voglio una Panfilo. Una Panfilo. Voglio una Panfilo. Ne siete una sola al mondo di una Panfilo. Comunque, no, a parte le minchiate, cioè il Panfilo, tanto già ce l'ho. Non c'è nulla di male nel voler monetizzare i propri contenuti. Proprio nulla di male. Quindi, questo. Se volete, potete spostarvi su altri siti tipo YouPorn. Che è sempre della Google? No, non credo proprio. Ma non è monetizzabile neanche quello, quindi credo. E quindi niente, quando diventerà monetizzabile mi vedrete anche lì, farò Breaking Italy su YouPorn. Panfilo è una parola orribile.